Trascorso in un blocco di caseggiati dell'Istituto Autonomo Case Popolari, un luogo protettivo dove i miei amichetti conobbero le droghe pesanti senza passare dal via. Quel gruppo era la prova, solo allora vivente, che quelle leggere non sempre hanno la colpa di tutto. Era un quartiere caratterizzato da una solidarietà sempre meno intensa, anno dopo anno, e i cambiamenti della popolazione furono rapidi. Ma il nostro campetto era sempre lo stesso. Al campetto i tossici giocavano a pallone con noi ragazzini senza alcun timore di venire cacciati. L'ordine del segretario della sezione del Partito Comunista era: potete stare qui, ma non spacciate i nostri figli e non vi fate davanti a loro. Non andò proprio così, ma almeno ci aveva provato. Quel campetto attirava gente strana, era una terra di tutti e quindi di nessuno, ma molto attrezzata. Panchine, verde, il centro sociale degli anziani sempre aperto. Lo spettacolo della tombola pomeridiana, con gli strafattoni che duellavano coi fagioli insieme alle pensionate, era stupefacente, molto più della facile battuta, molto più divertente del bingo di adesso. La loro presenza e le loro debolezze attiravano alcune ragazze dall'estrema periferia del nostro impero. Una era, addirittura, di Roncocesi, che per noi pionieri era come dire Vladivostok. Eppure Barbara, ogni santa giornata, non si sa come, compariva al campetto. Capelli biondi stratinti, rossetto da vaccona autoprodotta, naso tempestato di punti neri e 15 anni molto randagio. Dopo aver ripetuto spesso la terza media, senza alcun giovamento, aveva piantato la scuola e ogni volta che poteva scappava dalla sua frazione agricola per raggiungere un centro del mondo abbastanza ipotetico. Dettagli a cui non diedi molta importanza,
si accomodò sul letto senza nemmeno guardarmi e non credo ricordasse il mio nome, ma pareva molto più serena ora che stava mangiando. Mi mise al suo fianco e mi sentì inadeguato alla sua esuberanza mentre io ancora mi attardavo in giornali porno. Tentai una conversazione che non venne nemmeno vagamente considerata. Non mi ascoltava, ma poi disse: sei stato carino. I miei amici grandi sono solo degli stronzi. Non sono come te. Sei un ragazzo pulito e per bene. Adesso ti faccio un pompino. No, non dice sul serio. Aiuto, terrore, molto più che per i tossici. Mi rendo conto molto in fretta che ci sono cose per cui non serve la licenza media. Dopo qualche minuto, veramente pochi, si alza, si pulisce le labbra, finisce l'ultimo pezzo di pane e se ne torna al campetto. Rivedere in lei i punti neri sui